Hola, hola, hola da Max dei Berofronzo, bentornati in una nuova puntata di questa serie dedicata a StarCraft 2 che ne ripercorre la storia. L'ultima volta abbiamo aperto il buco del culo a una base aerea che stava sopra Char, che spawnava continuamente Zergling antiaerei, rompicoglioni, e abbiamo spaccato tutto. Alla fine della puntata ci è stato consegnato finalmente dal generale Warfield, che ha trovato il braccio bionico d'accordo come pistone dei Bakir Mice, e ci ha consegnato questo artefatto e ha detto andiamo a fare sta roba qua, quindi dovremmo essere penso all'ultima missione o qualcosa del genere. Dato che in teoria non ci sono dialoghi né niente, non mi metto nessun pulsantone, clicchiamo e vediamo cosa succede. Sembra che la mia fiducia nelle tue abilità fosse ben riposta, comandante Raynor. Ora bisogna sferrare l'ultimo colpo. Usa l'artefatto per neutralizzare la regina delle lame e mettere fine a questa carneficina. Va bene. I genieri stanno spostando l'artefatto Xel'Naga alla base dell'alveare principale. Fortificheremo lì le nostre ultime difese. Purtroppo ci vorrà del tempo per caricare il dispositivo e attaccare la regina delle lame. I rapporti della Fondazione Mebius suggeriscono che gli Zerg saranno attratti dalle pulsazioni emanate dall'artefatto. Ah, bene. Appena l'avremo attivato, tutti gli Zerg nelle vicinanze cercheranno disperatamente di raggiungerlo. Non possiamo respingere un attacco continuato degli Zerg con quello che ci è rimasto. Per questo potrebbe esserci utile l'artefatto stesso. Stando all'intelligence, è in grado di liberare ciò che chiamano una supernova d'energia, che dovrebbe uccidere tutti gli Zerg entro la sua portata. Però Dopo ogni utilizzo ci vuole un po' di tempo per ricaricarla, se no sarebbe troppo facile. già. Dovrete attivare la supernova d'energia manualmente. Fortunatamente pulsa su frequenze subsoniche, perciò saremo immuni ai suoi effetti. Certo. Ricarica o no, in questo momento accetto qualunque aiuto disponibile, generale. Ricordate, Kerrigan è ancora là fuori che ci aspetta. Chi se lo scorda? Secondo me Tycus un po' si caca sotto, non lo vuole ammettere, ma LOL, missione attuale, scacco la regina, bellissima sto nome della missione. I Verminaius emettono ondate di nemici più pericolose se vengono lasciati in vita. Annientali il più velocemente possibile per non essere sopraffatto. Certo, va bene. Mi hai portato l'artefatto Xel'Naga. Carino da parte tua, risparmiarmi la ricerca. Attenzione, grossa forza Zerg in avvicinamento. Non siamo pronti ad affrontarne così tanti. Dovremmo usare l'artefatto. Una difesa impressionante, ma non abbastanza. Le mie forze sono illimitate, mentre le tue si assottigliano ogni minuto che passa. Questa storia può finire solo in un modo. Sono per vedere adesso il filmatino, d'accordo, dell'artefatto che viene distrutto. Sono curioso di come in teoria si sarebbe dovuto respingere tutto sto casino. Come si fanno a togliere di mezzo tutti questi verminaggi? Riavviamo missione, non so. No, 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 vabbè, almeno normale dobbiamo riuscire a farcela, cazzo. Ok. Presto gli Zerg tenteranno di travolgerci. Bisogna costruire dei bunker e addestrare unità al più presto. Se le cose sfuggono di mano, usi la supernova d'energia per ripulire la base. Il tempo di ricarica è piuttosto rapido, perciò non esiti a servirsene. Piuttosto un cazzo, maledizione. Il tempo, spero che ne valga la pena. Oh, è pronto. Allora. Hai spaventato. Aspetta, gli ho mandati a. Sì. Dicevamo, costruiamo un sacco di bunker. 1, 2, 3, 4.
Poi F1, c'è qualcuno che non sta facendo un cazzo? No. È un'altra caserma. Mettiamo marini in produzione a strafottere. Tu puoi fare una torretta lanciamissili? Una? Come si chiamano qua? La sentiamo. Attenzione, rilevate scosse sismiche. Vermen Idols in avvicinamento. No, per ora non è un problema perché tanto ce li fa qua, quindi boh. Fabbrica altri carri che costano uno sproposito in gas bespene, vaffanculo. Dunque F1 che mi costruisca torrette lanciamissili ovunque. No, non sono queste. Potenziamento. Sono queste. La base è sotto attacco. Le nostre forze sono sotto attacco. La base è solo necessari altri depositi. Ah, ecco, mi mancava quella dei depositi, in effetti. Allora, dobbiamo andare a massacrare quei cazzo di Verminaius. Bench, via. Confermato. La base, attenzione, rilevate scosse sismiche. Vermen Idus in avvicinamento. Ci prendiamo cura con queste Banshee più due navi mediche che adesso vediamo. No, mediche, là, avete capito? Dei Vermin Idus. Dunque, aspetta. Questo. Nave medica. Nuove scientifica, due bastano. Mentre qua portiamo le truppe speciali. Dov'è che fa male? La base è sotto gas vespene. Non abbiamo gas vespene, bene. Adesso spacchiamo sistematicamente ogni Vermen Idus che ci arriva di fronte. Perché è l'unica maniera nella quale io so dilare con le emergenze. Perché evidentemente sono questi che fanno tutto sto casino. Allarme. Rilevate forme d'onda psioniche di classe 12. Regina delle lame in avvicinamento. Ora basta di mandare il lavoro agli altri. Mi occuperò personalmente della tua figlia. Allora, dov'è l'altro cannone Yamato? Qui. Allora, la regina delle lame... aspetta. Questo qua. Trasmettete gli ordini. E questi qua. Oh! Abbiamo respinta, continuate così. Vermen Idus qua sotto. Adesso epuriamo di Cristo la minaccia un pezzettino alla volta. Questa roba è troppo poco difesa, non fa niente. Diciamo che questo la qua si chiama 2. È sotto attacco. Niente. Signore, sto rilevando una massa di sorveglianti diretti verso di voi. Preparate le difese aeree. Ecco, a questo non ero preparato. Abbiamo scherzo. Base è sotto attacco. Che fatica, signori. Rilevate forme d'onda psioniche di classe 12. La regina delle lame è tornata. Vi spazzerò via dal mio pianeta tutti quanti. Potenziamento completato. Attenzione, rilevate scosse sismiche. Vermen Idus in avvicinamento. Ok, Vermen Idus siamo preparati. Kerrigan è andata su. Complimenti. Merda, ci è saltata una nave infermiera qua. Come cazzo si chiamano? Allora, questi vanno giù. Tu costruisci una torretta lanciamissili. Qui. Voi tre venite qui perché adesso verrà sicuro la regina delle lame. Potenziamento completato. E un F1 c'è, perfetto. Deve costruirmi dei bunker qua.
sentiamo. Vi dicevo. Poi questo qua. 4. Forme d'onda psioniche di classe 12. La regina delle lame è parlata. Pazzi, non sareste mai dovuti venire qui. Due. Vi ricevo. Ma vaffanculo. Attenzione, rilevate scosse sismiche. Vermen Aidus in avvicinamento. Si è ritirata di nuovo. Restate in posizione. Sto cominciando a subire troppe perdite, ad aver sempre meno soldi. La base è sotto attacco. Ho bisogno di un'altra nave scuola e di potenziamenti. Andiamo a schermo. Queste qua sarete il nuovo 2. Da sti Vermin Aidus ogni volta arriva una roba più grande, comunque. Abbiamo già superato il record di primo, mi pare, o qualcosa del genere, perché... Sì, sì, la chiave è massacrare sti cazzo di Vermin Aidus, dai. Spostiamo un poco più avanti sti cosi, che sono sempre fuori asse. 2. Qui. Questi cannoni vanno bene qua. Rilevate forme d'onda psionica. La regina delle lame è tornata. Benissimo. Poveri pazzi, state sfidando forze che vanno oltre la vostra comprensione. Sì, sì. Tanto è la mamma puttana lo stesso, eh. Ah, viene da quest'altra parte invece. La base è sotto attacco. Ok. Eccola. Sotto pressione. Marini disponibili qui, questi via. 2 qui. Altri potenziamenti, abbiamo gas per spene, robe, sì. Questo ancora non si può fare. Trasmettete gli ordini. Che stress. Continuiamo ad aumentare armi e armature. Queste sono in corso, questa ancora è qua. No. Gesù. Attenzione, rilevate scosse sismiche. Vermin Aidus in avvicinamento. L'energia dell'artefatto sta raggiungendo il picco. Resistete ancora un attimo. Eccellente. Alternativo. La base è sotto attacco. Ah, spazza via anche nel Vermin Aidus quella roba lì. Non male. Potenziamento completato. Lol, questi quattro robottini che... Pagherete per la vostra insolenza. Sì, sì. Cazzo. Non ce la fa più. Due Vermin Aidus in casa, cazzo.
andata. Oh, oddio. Potenza dell'artefatto al massimo. Generale, ora o mai più. Colpisca! Completo tutti gli obiettivi, uccidi 150 unità nella missione, ritratto sbloccato, abbiamo finito le cose, il tutto in mezz'ora. State ricevendo tutto. Conosce i suoi ordini, signor Finlay. Dunque li esegua. Tychos, che cosa hai fatto? Un patto col diavolo, Jimmy. Lei muore, io sono libero. Tutti dobbiamo fare delle scelte. Che peccato. Jim. Tranquilla. Ci sono. Cazzo! Abbiamo finito Wings of Liberty, signori. Wow! Bene, e pensare che siamo solamente a un terzo del cammino, perché adesso c'è tutto quanto il capitolo degli Zerg. E dal 10 novembre, e se riesco ovviamente a prendere la... il videogioco, insomma... c'è Legacy of the Void, che è la cosa dei Protoss. A me verrà la nausea di sto gioco, penso, e anche a voi, penso. Però immaginavo che fosse giusto farvelo conoscere in questa maniera qua. E maledetto Tychos. Un po' me lo aspettavo, però no così, cazzo.
Cioè, pensavo che l'avrebbe ucciso tipo perché gli è antipatica, non perché si è alleato con Arcturus. Che cazzo di figlio di puttana. E boh. Signori, non so bene cosa dire perché fa un effetto strano, no? Finire un videogioco delle volte, anche se mancano le missioni, mancano le cose, eccetera, eccetera. Però siamo riusciti ad arrivare alla missione finale, insomma. Abbiamo sconfitto gli Zerg, abbiamo liberato Sarah Kerrigan con la tempesta psionica del cazzo e siamo riusciti praticamente a finire tutti quanti gli obiettivi che ci eravamo preposti. Chissà dove è finito Tosh, chissà come sta la dottoressa, chissà sulla nave come stanno, chissà quale sarà adesso il ruolo del figlio di Arcturus e tutte quante queste cose qua. E sono interrogativi che probabilmente troveranno riscontro e troveranno un attimino risposta molto più in là, anche la storia degli ibridi, chissà com'è finita. Quindi a me non rimane altro praticamente che ringraziarvi per essere stati qua con me tutto quanto questo tempo e di aver seguito insieme a me tutte quante queste missioni tra una pallottola, una bestemmia e un jukebox lanciato. E a noi piace ricordarlo così, come un cazzo di dispossente ubriaco che lancia jukebox in giro, il signor Tychus. E niente. Se volete lasciatemi un commentino qua sotto. Da domani comunque parte la missione praticamente di come si dice? Parte tutta quanta la serie su come si chiama? Su Heroes of the Storm. No, che cazzo sto dicendo? Su Heart of the Swarm, perché hanno HOTS tutti e due come abbreviazione, allora a volte mi confondo. E niente, quindi io vi do semplicemente appuntamento lì. Guardate, tra l'altro, tutta quanta l'orchestra di tutta quanta sta gente, trombe, tromboni, tuba, pianoforti, timpani, cose. E niente, se volete mi lasciate un mi piace, sarà mia cura mettere tutti quanti questi episodi comunque adesso dentro una playlist ora che li ho finiti. Grazie per i consigli, grazie per quei pochi insomma che mi hanno seguito dall'inizio alla fine. E niente, ci vediamo domani che ricominciamo da capo con gli Zerg, cazzo. Considerato che null'altro è rimasto da dire da Max de Berofronzo, adios a todos.